presentiamoci, perché stasera vedo una bella presenza non santarpinese, o una buona parte non santarpinese. Chiaramente siamo qui per vivere un fantastico momento. Quale? L'incontro con gli amici della maschera, giusto? Quindi un applauso agli amici della maschera. Però giusto per ricordarvelo, insomma, così, un inciso, questo appuntamento è organizzato da Pulci nella Mente. Lo dico a chi non conosce Pulci nella Mente, che cos'è? È un festival che si tiene qui a Sant'Arpino dal 98, abbiamo avuto due edizioni purtroppo di interruzione per il Covid, quest'anno abbiamo ripreso con oltre 20 appuntamenti. Abbiamo iniziato il 9-10 maggio, non mi ricordo, finiremo il 10 luglio. Quindi la prima cosa che vi dico, amici cari, seguiteci anche per i prossimi appuntamenti. Andate sulle nostre pagine social, Instagram, Facebook e quant'altro, seguiteci, perché vi regaleremo, oltre questa bella serata, anche altre serate. Quindi l'arte, la cultura, poi insomma, una cosa di non poco conto. Avete la possibilità di vivere questo fantastico appuntamento a costo zero. Siete tanti giovani, immagino tanti studenti, insomma, scusateci se poco, insomma, abbiamo pensato anche a questo. Allora, quindi grazie agli amici di Pulci nella Mente, grazie al Comune di Sant'Arpino, questa bella location, il Palazzo Ducale del 600, e grazie all'organizzazione della maschera. Consentitemi di ringraziare subito Luciano Chirico, fate un applauso a Luciano Chirico, è uno dei produttori di questo fantastico gruppo. Luciano Chirico all'inizio del mese ci ha regalato i Foia e stasera ci regala la maschera. Vorrei dire tante cose, ma conoscete bene il percorso della maschera. Dal 2013 ne hanno fatta di strada, ci sono delle contaminazioni fantastiche, portoghesi, africani hanno fatto dei lavori eccezionali. Questo è il terzo lavoro, voi sapete, è uscito il 13 maggio scorso, per cui questa è una, mi pare che sia l'ultima tappa di presentazione, dopodiché inizia la stagione concertistica, insomma andranno in giro in Italia e in Europa e nel mondo, quindi viva Dio si riprendono anche i tour. Allora, ci aspetta una serata di chiacchierate, una serata di presentazioni, io qualcuno l'ho ringraziato, voglio però ringraziare uno a uno, me lo sono segnato, insomma intanto Luciano non c'è, Luciano Chirico, però aspettate un attimo, ecco qua, per non fare torto a nessuno, io ricordo e accompagniamo con un lungo applauso tutti i componenti della maschera che sono Vincenzo Capasso, trombettista. Vai Vincenzo, altro, un po' più di calore però questa serata dovrà finire con una lunga ovazione, quindi poi l'altro, il bassista, qualcuno si ricorda il nome, diciamolo in coro, no? Chi è il bassista? Antonio Gomez! Antonio Caddeo! Buonasera Antonio, benvenuto a Pulci nella Mente. E poi, aiutatemi, io non leggo bene, leggo semplicemente che ora devo chiamare il chitarrista. Chi è il chitarrista? Alessandro Morlando. Aspettate, non leggo bene neanche chi è il batterista. Chi è il batterista? Mannaggia, ma siete spenti però ragazzi, il batterista è Marco, ha due nomi, è possibile? Due nomi. Marco Salvatore, un applauso. E poi abbiamo il percussionista che è Michele Maione. E dulcis in fundo abbiamo con noi Roberto Colella. Allora, amici cari, io da questo momento, dove sta Idio? Abbiamo il nostro giornalista, un applauso a Idio Urcioli e un applauso a tutto lo staff di Pulci nella Mente. Ci rivediamo dopo. Loro hanno una promessa, dopo vi direte se hanno
meritato un regalo finale, avranno tanti riconoscimenti, ma il più gustoso è il casatiello di Sant'Arpino, che ne apre l'imbatezza. Simone, solo ora, casatiello. Ora hanno, pensate che hanno detto facciamo un solo pezzo pur di mangiare presto il casatiello, non è così, se lo devono guadagnare, scherzi a parte, Idio, a te la parola, buonasera a tutti. Buonasera. Dedicato agli invisibili, un concept album che ha come filo conduttore quello di far fare un passo avanti a chi ha cuore e chi ha coraggio, ma anche un album che rappresenta un importante tassello per chi, come voi, abbina ad un incredibile timbro vocale il tuo, la buona musica e il teatro. 18 giorni dopo la presentazione, quanto siete contenti del lavoro che avete fatto? Allora, innanzitutto, buonasera a tutti. Ciao! Questo è proprio il motivo per cui sono felicissimo, lo dico per un motivo, di solito le presentazioni dei dischi sono eventi, sai, per un'ottantina di pomeridiani, un'ottantina di persone, un centinaio, vedere ad ogni presentazione sta succedendo questo, cioè tutta questa gente, tutto questo calore, come potremmo non essere felici, cioè obiettivamente sono felicissimo, sta arrivando tanto affetto e... La cosa che mi piace sottolineare particolarmente è che ci sono tanti musicisti che ci scrivono ed è un sacco di musicisti che ci fanno apprezzamenti belli e grande motivo di orgoglio, sono felicissimo soprattutto se arriva a gente che fa musica ma soprattutto se arriva alla gente comune, a signori Cavolezza a casa, è un'emozione enorme per me. Un gruppo che si chiama La Maschera, qua sei in terra di maschere, lo sai, no? Ecco. A Napoli non può non fare riferimenti a Buscella. Voi li avete già fatti, anche in qualche canzone, mettendo in risalto due sentimenti contrapposti che caratterizzano Buscella, la malinconia e l'allegria, sentimenti che però si percepiscono anche in quest'album, ma le melodie e i testi ne fanno un'opera con un respiro ideologico più ampio. Voglia di cambiare o maturazione? Forse entrambe le cose, oppure penso che siano concatenate queste cose. Cioè... Ah, che bella luce. No, diciamo che... È inevitabile che ci sia una maturazione e la maturazione passa attraverso la ricerca. In questo periodo abbiamo avuto tanto tempo per approfondire dei discorsi. Io ho trovato che stare a casa è stato quasi una mano santa, no? Non il Covid, ma amore di il fatto di poter approfondire delle tematiche, delle cose. E in questo caso è stato molto utile soffermarsi proprio su, cioè puntare la lente di ingrandimento sugli argomenti che mi interessavano davvero. Quindi tutto il resto, tutto quello che era ripetitivo è stato tenuto fuori dal disco. Ti faccio l'ultima domanda e poi ti faccio suonare. Hai detto in passato che questo nome nasce da un tuo ingrippo, quello di disegnare le maschere, e legando poi questo fatto ad una radice etimologica greca che è riconducibile alla persona, sì, e al ruolo delle persone. La persona è in qualche modo il filo conduttore di questi nomi e brani che stimolano le coscienze e schiariscono le identità. Quanto Grazie. Le persone oggi mettono al centro le persone e quanto, soprattutto per quanto riguarda il napoletano, l'identità partenopea è tutelata nel mondo? Guarda, secondo me adesso buona parte dell'Italia sta campando su Napoli, no? Da livello cinematografico, a livello teatrale, a livello musicale, ci sono tantissime cose che esportano tanto da Napoli, sotto tutti gli aspetti, vedi la scena trap quanto è forte, no? Va fortissimo, soprattutto a Nord Italia, ci ascoltano tantissimo Geolier, per esempio. E quindi sono generazioni nuove che stanno crescendo con il napoletano ed è una grande cosa. Per quanto riguarda la maschera, sì, era un ingrippo all'epoca e poi la maschera significa persona e mi piaceva in parte. Ho sempre odiato in generale le maschere, quindi quando all'epoca studiavo all'università sempre che la maschera significava persona dal greco, ho detto ok, perfetto, è proprio quello che voglio essere in questo momento e perciò nella copertina c'è l'unico mascherato assolutamente, no, però in copertina quello che dicevo, l'unico mascherato è quello che sta avanti, che ha le mie sembianze, lo vedo fisico un poco meglio, però sta lì ed è mascherato rispetto a tutti gli altri che hanno volto coperto, giusto a simboleggiare, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, un ideale che guida il popolo, quindi non una persona a capo di questa marcia, ma un'idea che invita tutti a farsi avanti, e quindi sotto chitena cora. Sotto chi te lo cuore se vuoi spurche mamma tu cerca di essere felice scema la croce sotto chi te lo cuore e sapo che non va bene cerca non va perdere mai non
facilmente quando mi stai vicina. Faccia di me coraggio, si salva la dimora. Voce vaiù. Vivere resistenza, sotto chi te ne cora. Capace parlare, o chi voce non tene, o chi n'ha mai avuto bene, a te, ma aspettavo qualcosa, non te lascio mai in te, vita mi si più spine che rosa, sia canzone che lascio mai scritto, sia canzone che canto ogni volta, faccia che mai coraggio, ci salva. Vivere resistenza sotto chi te ne cora. Come fa? Sotto chi te ne cora. Sport, questo cavolo. Il prossimo pezzo è dedicato ad una persona. In generale tutti i pezzi sono dedicati a persone realmente esistite e possono essere immaginati sulla pelle forse di chiunque. In questo caso è dedicato ad un invisibile, uno che è stato veramente invisibile per tutta la vita probabilmente, se non quando faceva degli atti particolari. Ce la possiamo fare? Ho visto la chitarra con la... No, è bloccata. Arrivo. No, ci piace pure così, guarda, facciamo così. Tattica, abbiamo alzato questa. Risolto. Applauso a Denti, ci mancava! L'invisibile in questione si chiamava Pasquale. Pasquale è stato un incontro, visto che siamo in un contesto di racconti qua, è stato un incontro di Autogrill. Autogrill Torre Annunziata Nord. Come tanti, lui era lì, era un senza tetto, e vi racconto questo incontro in breve. Noi stavamo lì per andare a un concerto, ci fermiamo in autogrill, tutta la band, scendo, a un certo punto c'era questo senza tetto che leggeva sull'ingresso dell'autogrill, mi guarda e fa, oddio, una faccia di un musicista, però se non fai Sanremo non sei nessuno. Cioè, ragazzi, mi fa piacere. Ho detto, non ho fatto Sanremo, e allora non sei nessuno, cioè proprio guarda, assodato. E lui all'improvviso, sorpresa, fa, tu sei su di la maschera. Cioè, veramente ascoltò, cioè, non è possibile, non è così che mi sta dicendo sta cosa. Fortunatamente non ero solo, sono i testimoni, sono le riceviste e pazza. E disse, guarda, ma che stai dicendo? Noi siamo la maschera. Lui si evoca a pelle, fa, vabbè, non mi hai conosciuto, sono Pasquale. Cioè, mi rendo conto, faccio mente locale, e mi accorgo che l'avevamo incontrato in Vicenza 3 anni prima, sempre sullo stesso autogrill, aveva i capelli più lunghi lui, e gli facemmo ascoltare la confessione. Prima mi hanno a trovare Gastem perché mi ha fatto finire il credito per sentire la canzone, un colpo cellulare. E dopo ha detto, aspetta, io da quando ti ho incontrato scrivo.
Io mi ho chiesto una stronzata, magari tu puoi fare una canzone. Aveva molta vergogna di farmela vedere. Prende questo bigliettino, me lo mostra, io gli faccio una foto e c'era scritto: c'è l'amore nel mio sguardo, c'è l'amore che ti chiama. Ho detto: ma non ci posso credere, fatta una foto, faccio una foto con il mio telefono di merda. E pure là succede un miracolo, perché un telefono che costa tipo 50 euro fa una foto capolavoro incredibile, che era Pasquale con il suo occhio azzurro con questo bigliettino. Pasquale è venuto a mancare lo scorso Natale, però ho avuto la fortuna io di fargli ascoltare questa canzone. Sarebbe dovuto essere lui il protagonista del video, ma la pandemia ha rallentato tutto e purtroppo ha fermato, ha stroncato una vita, la sua, insieme a quella di tante altre. La canzone si chiama Cor e Lignam. Strada, quando vi in fuso, ti è basca che stai una spada, contro la guerra casa usa. Ma è più forte o mostro vece, non si tratta di sapere o yoga, vita non si accorge, come un chiaro un colpo fuoco. C'è sta chi ha bisogno di te, core e lignamma, riga conosco funna. Penso altra storia, poi queste qua i concerti non le raccontiamo, a breve partono i concerti, quindi se agli showcase siamo così, ai concerti dobbiamo essere proprio esagerati, ma alla fine magari c'hai Zamba, c'è proprio che burdello. Però la prossima canzone è una di quelle a cui sono parecchio legato, perché racconta una storia a cui tengo tantissimo, che è la storia di Mirella e Felice Pignataro. Felice Pignataro è stato uno dei più grandi muralisti d'Europa, ma veramente... Che bellezza, ho appena saputo che c'è un murales di Felice Pignataro anche qui, del Gridas, esatto. Dall'incontro appunto tra Mirella e Felice nasce il Gridas, gruppo di risveglio dal sonno. Nessuno dei due era di Scampia. Entrambi si trasferirono lì negli anni 80, quando c'era, regnava il grigiore proprio a Scampia.
e fondarono il Gridas, la Controscuola, e diedero vita al Carnevale di Scampia, che oggi è un'istituzione proprio. Grazie. La clinica della bellezza. Mirella e Felice hanno veramente fatto una rivoluzione colorata dal mio punto di vista, e quindi questa, oltre ad essere una canzone d'amore, nell'ultimo ritornello vuole proprio racchiudere questo messaggio che hanno portato loro, questo cambiamento che hanno portato. E ci sono tante testimonianze, perché i loro murales, i murales di Felice Mignataro, dico loro perché erano fatti da tutti, tutti i bambini che stavano là, i ragazzi del quartiere dovevano contribuire con un colore, lui faceva i bordi e loro dovevano colorare l'interno. Quindi il massimo esempio, secondo me, di un individuo che cede se stesso alla collettività, una cosa che mi piace assai. La canzone fa così. Diciamo. Allora, il caso ha voluto che Roberto e Vincenzo si incontrassero, primo incontro. Il caso ha voluto che Roberto non partisse per l'Erasmus a Praga, e sempre il caso ti ha aiutato da Shakespeare, ti ha spinto a scrivere in napoletano, perché tu inizialmente scrivi in inglese, ho studiato, Hai visto delle cose, infatti, delle curiosità. Studiato proprio, hai visto? Sembra una storia, un racconto fatto di incredibili coincidenze che stanno costruendo il vostro percorso. Fino a, ovviamente il momento più bello arriverà in futuro, però fino ad oggi, qual è stato il momento più bello di tutti? No, forse non mi sono mai fermato a pensarci, cioè non lo so dire.
Qual è stato il momento più bello? Dici? Quando sono fatta magnet, il momento di emozione grande che ho provato. Oppure sì, quando abbiamo da polmonite in Portogallo. Noi abbiamo i momenti nostri belli, sono quelli là dove noi facciamo una brutta figura, oppure succede un fatto strano, bruttissimo. Quindi sono i momenti dove noi ci arriviamo, è bellissimo, ci divertiamo. È sdrammatizzato, giustamente. Una volta gli hanno piegato la tromba. Che cosa? Una volta gli hanno piegato la tromba. Una volta sono scordato a Napoli, eravamo a Siena. Vi siete a fare la benedizione del prete e avete scritto la confessione. Però devo dire una cosa, è stato bellissimo. Questo è un momento che, anzi, forse questo è stato uno dei momenti più belli che mi ricordo. Eravamo a Montepulciano. Montepulciano, su un castello a un'ora da Siena, per esempio. Arriviamo là, c'erano delle cose che stavano facendo, quindi il soundcheck ancora non l'avevamo fatto. Ancora dobbiamo svuotare il furgone. Questo è uno dei momenti più belli. Arriva il momento di svuotare il furgone. Vicenza piglia custode la tromba, la apre, erano le 8:30 più o meno di sera, il concerto iniziava alle 10 più o meno. Certo, Vincenzo apre la custode, voi lo vedete molto chiaro di carnagione, vi assicuro che diventò trasparente, proprio bianchissimo. Ah, perché la roba custode gestiva la tromba, cioè inizia solo capito, il bocchino e basta, nient'altro. Fa, ragazzi, non potete credere a quello che sto per dirvi. Che è successo? Ma ci scuola la tromba a Napoli. Questo è stato il momento tra panico proprio perché il concerto era breve, più bello, anche perché si è risolto incredibilmente con Vincenzo che corre a Siena col furgone perché ha trovato uno che gli fittava la tromba identica. Noi iniziamo il concerto perché si era fatto tardissimo, inizio il concerto senza la tromba. Io per prendere tempo faccio serenata, racconto un po' di serenata, ma la cosa bella, faccio Palomme Mar, che è una canzone dedicata a mio nonno, e parto a raccontare quando è nato nonno. Cioè praticamente mio nonno lo sa meglio a Siena che a Napoli. Nell'immaginario collettivo esiste un presunto filo rosso che divide l'uomo dall'artista. Ho capito, un filo rosso, è certo. Ma sono l'artista? Assolutamente no. Cioè, anzi, è proprio quella la cosa, e chi mi conosce lo sa benissimo, probabilmente sicuramente tra chi mi sono bruciato in tutto questo, quindi non è che. Però sapete benissimo che Foro Barra sono identico a queste, ci tengo a non scendere perché ho una pessima memoria, quindi non ricorderei una parte, improvviso tutto, sempre, quindi non saprei dirti, non saprei fare l'artista, cioè fa la parte dell'impersonare l'artista non sapesse fare, quindi preferisco non esserlo da quel punto di vista. Tanti sono i sentimenti chiusi in quest'album, ma una storia fa venire veramente i brividi, che è quella dell'amicizia e del tradimento che porta con sé il conosciuto Massi. Che racconta la storia vera di Thomas Sankara, militare, politico e rivoluzionario burkinabè, assassinato dal suo miglior amico il 15 ottobre del 1987. In un album degli invisibili siete andati a pescare il più invisibile di tutti. Guarda, cosa sacrosanta, perché parliamo comunque di un gigante che è Thomas Sankara, ma allo stesso tempo anche un gigante, in questo caso, è risultato invisibile, agli occhi di tanti, agli occhi occidentali. Non mi faccio capace di come sia possibile, veramente, ormai lo sto dicendo perché è così, noi sappiamo i gossip di qualsiasi situazione che sta nel Grande Fratello, sappiamo all'istante se Ilaria Brasi e Totti si hanno appiccicata e non sappiamo la storia di Thomas Sankara. Ignoriamo che Nelson Mandela magari si è fatto 27 anni carcere prima di essere Nelson Mandela ed è stato chiamato terrorista da tutti. Quindi il più delle volte tendiamo, non per nostra volontà, ma perché non ci arrivano determinate notizie. C'è un documentario attraverso il quale ho scoperto e mi sono innamorato della figura di Thomas Sankara che si chiama Ecco il giorno uccisero la felicità, che è un titolo perfetto, un documentario in italiano, 50 minuti, sta su YouTube, è creata e racconta appunto la storia di questo grandissimo illuminato burkinabè che poi lui prese il Burkina Faso quando si chiamava Alto Volta nell'84, è storia recentissima, lui era giovanissimo, bellissimo, nell'87 dopo aver fatto cose incredibili, incredibili, quello che non è riuscito a fare nessuna associazione umanitaria, tutte queste cose, l'8 perché le dopo 10 anni da fanno una scuola. Thomas Sankara ha fatto in 3 anni 2000 scuole, 1000 ospedali, ha vaccinato 2 milioni di bambini, ha avuto i complimenti dall'UNICEF, da tutti, e considerate che il Burkina Faso era il penultimo paese al mondo per condizioni di vita. Quindi è stato capace di fare delle cose, e le ha fatte rifiutando tutti gli aiuti umanitari. Basta, oggi in poi, basta aiuti umanitari, questa roba qua non fa altro che indebitarci. Noi useremo le nostre risorse, ed è così che è andata. Con le loro risorse sono riusciti a risollevare un popolo
Ed è stato incredibile. Come è stato incredibile il tradimento di Blaise Compaoré, che è stato il suo migliore amico, che durante una cena l'ha ucciso, l'ha sparato in petto, e poi è stato al governo del Burkina Faso per i successivi 30 anni. La cosa assurda è stato con Dani, questa canzone la scrissi probabilmente 2 anni fa, qualcuno che viene ai concerti l'ha già sentita 2 anni fa. Lui è stato, Blaise Compaoré è stato condannato ad aprile di quest'anno. Quindi pensate un poco quanto è assurdo il mondo, quanto va male, quanto funziona male. È stato condannato Blaise Compaoré, che è l'ultima pedina di organizzazioni criminali che rispondono al nome di Stati Uniti d'America e Francia, che sono stati i veri colpevoli di questo assassinio. L'ONU, stessa cosa, è stata capace di non muovere un dito durante il discorso, quindi permettetemi di dirlo, ce l'ha magari un poco pure con l'ONU, perché in questo caso è stato assente completamente, e quando mi chiedono di suonare per queste cose, per me è come fare una campagna per il dimagrimento sponsorizzata da McDonald's, cioè in vero senso. Conosci Tomas? Ingegnere tra di voi, vorrei dare proprio un'idea, ingegnere,
l'idea, una cosa che mi è stata mai fatta, una protezione per il sudore degli occhi. Una specie di tergicristallo, una cosa che va sulle sopracciglia, che è un bruciore incredibile. Iridina 2 non basta. Ci vuole. Il problema sono che capita. Andava, ma mancava un po' con. Di Brambo. Vabbè, vedi a tuo fratello. Domanda? A Marco. Che se mi capisci la danza a voi, non lo posso sapere. Signori, verrà il giorno in cui Marco invertirà, metterà la barba sopra. Sotto, bello, senza barba. Sotto che è una barba. La cosa bella è questa, a noi piace il beneficio del dubbio. Come? Chi? Ho detto minchia senza capelli. Questa è l'innocenza dei bambini che proprio. La budella cazzo per i bambini. Tutti, ho visto pure un bimbo che c'è il cappellino, lo sa, ho visto prima. Maronna mi guarda qui, guardate la cosa bella. Ciao. Il prossimo pezzo parla appunto di due bambini. Si chiama Dormo con me. Noi interno lo chiamiamo Farouk perché identifichiamo tantissimo con la figura di questo bimbo Farouk che compie un viaggio. E sotto una melodia magari positiva, allegra e maggiore, spesso si può nascondere una verità molto più amara. Ed è una canzone estremamente raccontata, quindi lascerò che sia il testo a raccontarla in questo caso. Cresce, sa passo buono, e succumbenda così, sa faccio un balcone con mano re, e in un paese scordata da Dio. Non poteva essere come si dice, va mancato ogni fassarino. Pure se qualche volta c'è stata a Lucca, nessuno raccorda, specie si dice guaglio, che stia a casa mia, che stia a casa mia. A colpa, sto savo, oramai ho fatto apposta, a colpa è una scusa, ma quanto ci costa. Fortuna che accanto, che sta panza vagante, avanza qualcosa, la chiede ne chiede. Mica che sta peggio, ma mica sono scema. Mica sono scema. Dormo con me, quando la gente si addorma con me. Certe cose mi sonna, quanta cosa si sonna, chi dorme con me, quanta cosa si sonna. Si sbacimma sentino panano, sbaglio, troie e parole, sa visto quando non stiamo imparando, per esempio la controlla. Nero, oro, scuro, rulle da muro, fa quasi paura, no, non ci pensai, già sto meglio, si sa che stai con papà, se stai con papà, parlaci tu, con me ce l'ava morta, ancora mi aspetto guardando sa porta. Strigna le rocce scusa, trovo coraggio e dillo, Farouk è come a me, fa sempre facciarilla. Dormo con me, quando c'è da s'addorma, s'addorma con me, cerca cose che sonna, quando cose si sonna, chi dorme con me.
Ragazzi, sono brandizzatissimo, ci sono anche gli occhiali della maschera. Sì, guardate, guardate. E ragazzi, acquistateli tutti. Prodotti al Bumpirozzi e da Full Heads, i nostri occhiali della maschera, sono il meglio dei cinesi. Il massimo che vi può succedere è che perdete la vista il giorno dopo, ma non sto scherzando, oggi sono così belli, tengo te Yuri. Fatemi che niente. A cosa è giusto?
in acustico. Vediamo, vediamo, vediamo. La tematica del prossimo pezzo è il ripensamento. Questa è la parola chiave del pezzo. Quando si arriva ad un certo punto e si capisce che forse era meglio tornare indietro. Strano quando Vienza sta fa bene e poi non danno amore giù. E la canzone fa così. E ma questo è lo strumento che manca. Ma credo, 1, 2, 3, oi, sa, forte. 1, 2, 3, oi, sa! Ma questo il sindaco è presente? No, non ci sono più sindaco a caso? Vai. 1, sta facendo video, quindi faccio una bella figura. 1, 2, 3, oi, sa! Arrivederci, grazie. È stato un piacere di pazzi. Sì, questo è il momento dei saluti.
la musica è finita, gli amici se ne vanno. Madonna, quanto è bella la confessione! Lo dico perché è pericoloso con le gambe che si cade. Madonna mia, come ti chiami? Sofia! Sofia! Di cognome Lampidelli, Madonna, mi aiuto! Ma come si fa? Quanto è bella! Allora, questa la confessione la dedichiamo a Sofia. Sentiamo capito le voci ogni tanto, fuoco ci arrivo qualcosa, no, ci vuole un pezzo un poco più danzericcio, vediamo.
Tullio Cianella, te venga a cercare o... E che è Tullio Cianella? Vuoi che la apri? Anche che non basta 12. Allora facciamo una cosa, siamo Pulicinella. Sì! Allora, noi potremmo fatto quando. No, ragazzi, è una presentazione, è solo una chiacchiera. Come sono? Allora, ciao Pulicinella, quando ne sentite il bisogno, anche perché ci hanno detto che le organizzazioni sono proprio dei nostri, quindi hanno detto quando siete il bisogno che volete alzare, nel caso, si può fare. Non c'è nessun governatore che ci sta in qualcosa. Diciamo perché voglio, ormai si sa, è permesso ovunque, ormai... Yeah. Ma certo.
Allora, è venuto da 15 che lo... Voce, voce, voce. Ah, no, c'è, no, c'è, no, c'è, no, c'è. Allora, no, cioè lui che è venuto da 15, è lontanissimo. Non vinco? Esatto, ha chiesto sotto chi viene fuori. Allora, una cosa che chiedo, in questo caso, Vito, le voci dei ragazzi all'interno abbassate parecchio, sono tutti in risonanza. Un applauso a Vito, vai giù! Ok, ma non c'è, cioè, nero caso da studiare, diciamo poco poco in me. Ehi, sa. Signori, l'ultimo pezzo appunto. Abbiamo il 4 sotto di Donatore. E in questo caso veramente, cioè, a questo punto nella strumentale esplodiamo, stiamo tuando a lift, si può fare. Wow, guarda là che mito! Hai ragione, non può... va buono così. Se vos purché mano, se vuoi essere lì, scendere la croce, sotto chi te lo ancora, e sa che hanno un po' te, cercano un po' perdere mano, con forza ci potrei, quando lo stai vicino, facciano me coraggio. Sente capace parla, ma chi voce non te, ma chi n'ha mai avuto bene, a te, ma sputtavo qualcosa, non te lascio mai, vita mia si ti spine che rosa, sia canzone che n'ha mai scritto, sia canzone che canta di paga, facciano me coraggio. I concerti sulla pagina, se volete prendere il disco, noi tra 5 minuti tutti quanti saremo fuori con voi, e io invece asciutto un attimo i capelli. Grazie, grazie veramente a tutti, sono felicissimo di avervi avuti in così tanti per uno showcase, grazie.
Signori, allora ti chiedono di accomodarsi un attimo perché c'è una cosa che non sapevo, la premiazione. Non lo sapevo. Cerchiamoci un attimo su Gran Fata. Ecco qua, eccoci qua. Allora, non è facile fare queste cose dopo, se non fare prima secondo me. Dopo però ci riusciamo. Allora, adesso è arrivato il momento delle premiazioni e passo la parola al Pigliolio, direttore di funzionamento. Allora, per piacere, 2 minuti di attenzione, ci hanno regalato una serata fantastica e dobbiamo salutarli così come meritano, per cui con una piccola premiazione, ma soprattutto un gigantesco ringraziamento. Un applauso. Allora, io voglio dire una cosa. Roberto e compagni, dove sono? Allora, Roberto, in questo Palazzo Ducale, che è peraltro un palazzo del 600 della famiglia di Sanchez de Luna d'Aragona, nel 79-80, grazie a quel signore che sta tra il pubblico, Lello Emanuele Elettra, uno sconosciuto Pino Daniele fece una serata meravigliosa, indimenticabile, rimasta negli annali di questo paese. Come sostiene una nobile famiglia di musicisti sant'arpinesi, Carboni, Enzo Carboni, Andrea Carboni, sostiene che questo gruppo è fantastico, ed è vero, e sostiene, e senza esagerazione alcuna, perché c'è un critico musicale molto raffinato qui che è Lorenzo Fiorito, sostiene che lui, Roberto Colella, è il nuovo Pino Daniele napoletano. E senza, non la prendendo come un'esagerazione, è una verità secondo me, e ripeto, mi fido molto del mio fraterno amico Lorenzo Fiorito, critico musicale tra i più accreditati, tra i più bravi. E quello che ti volevo dire è che questo palazzo, così come magari ha contribuito, sarà per lo 0,00% come dire, al grande successo del mai dimenticato Pino Daniele, allo stesso modo noi ti auguriamo, a te e a tutta la formazione, auguriamo che tu possa veramente essere quello che sei, la tua bravura possa essere come dire, apprezzata più di quanto non lo sia oggi, e oggi già contate numeri eccezionali. Quindi il nostro augurio è che possiate fare una grande carriera artistica e musicale. Avete tutte le qualità intellettuali, artistiche, musicali, umane, insomma siete veramente una formazione completa. Io ti voglio, non so se ti è stato detto, ti aggiungo pure che il nostro fratello Luciano Chirico, no? Luciano è un fraterno amico, in realtà è sant'arpinese, è di qua, e quindi abbiamo onorato, e la famiglia di Luciano ha espresso il sindaco, uno dei sindaci più longevi di questo comune. Tutto questo per dire, ci sono tutti gli ingredienti perché questa serata si possa iscrivere nella storia più bella del comune di Sant'Arpino e nella storia più bella di Pulcinellamente. Non so se ti hanno raccontato che cos'è questo progetto ha avuto Dario Fo, ha avuto nomi importanti del teatro, della cultura mondiale, e che voi stasera avete rafforzato questo percorso culturale e artistico, soprattutto nella dimensione in cui ci si rivolge ai giovani. Stasera i giovani, un applauso a voi giovani. Mi onora che possiate, che i vostri riferimenti siano musicisti come loro, che non portano avanti solo un messaggio, i testi lo dicono, solo un messaggio artistico. Loro portano avanti attraverso la musica un impegno etico e civile internazionale, mondiale, e non esagero. Ecco, quindi. Chi è che si è messo a dire per il mio tono di voce? No. Allora, scherzi a parte. Allora, ora chiudiamo in bellezza.
noi diamo ai nostri ospiti, diamo qualcosa che possa rimanere tra i loro successi, a loro consegniamo l'emblema di Pulci nella mente. Devi sapere, vedi quello, il manifesto, lo vedi sui roll up, ogni anno ci veniva realizzato da Dario Fo quell'immagine. Venuto a mancare Dario Fo, ce lo realizza annualmente nell'Esposito. Una delle prime canzoni è stata Pulli Chanella, quindi tutto torna. Allora, ora consegniamo a ciascuno di loro. Intanto aspetta, fatemi dire una cosa, un applauso al nostro grande amico Salvatore Pirozzi. Salvatore Pirozzi è colui che sta dietro. Un applauso all'amministrazione comunale, al sindaco, a tutti quanti. Salvatore Luciano l'abbiamo salutato, i nostri sponsor. E allora, se venite tutti quanti qua, organizziamo, questo è importante per noi perché abbiamo un album importante dove ci sono 24 anni di impegno e voi fate parte di questo, se ci disponiamo, facciamo la foto, il fotografo è riconosco. Allora, uno alla volta. Idio, vieni pure tu qua, insomma, i nostri amici, poi dopo facciamo una foto. Mi raccomando, dopo chiaramente acquistate anche il nuovo CD, non si può non tenere a casa un lavoro del genere. Allora, Mimmo, allora guardiamo il fotografo, guardate di una. Non lo dico, mi sto tenendo. Farò un complimento. Fermi. Grazie. Un applauso a tutto lo staff di Pulci nella mente, qua da oggi lavorano. Pensate, per dire i nostri impegni, domenica abbiamo tenuto una manifestazione qui, venerdì scorso abbiamo avuto tutto il cast del Peppy Night dove abbiamo fatto una bellissima serata, domenica un'altra, oggi questa che non è di, come dire, una gigantesca serata, domani 250 di noi andremo a Procida a rappresentare la bellezza di questa terra e incrociamo in qualche modo le bellezze. Poi ci sarà il gemellaggio con Malogno, il borgo delle fiabe, vedevo Alfredo Troisi, insomma seguiteci dai social. Allora, le targhe, e qui vanno date con un applauso, io una alla volta. Allora, forse non posso dimenticare nessuno, Michele Maione, percussionista, un applauso. Chiedo a Franco, Lorenzo, tutti quanti, venite qua, tutto lo staff, amici miei, venite qua perché è un successo condiviso. Allora, Michele Maione, poi magari facciamo una foto di gruppo. Allora, Marco Salvatore, batterista, wow! Poi facciamo la foto, allora, andiamo. La facciamo poi tutti insieme. Allora, proseguiamo con gli applausi, forza. Alessandro Morlando, chitarrista. Proseguiamo ancora. Antonio Caddeo, bassista. Allora. Vincenzo Capasso, trombettista. È una ragazza della Medicolonna, pensate, chi consegna le targhe? Questo dall'immagine di questa manifestazione, insomma. Pensate, è una bella immagine, insomma, pensate un po'. Allora, chi altro ci manca? Ma ho dimenticato qualcuno? No, basta. Roberto Colella, Allora, facciamo una bella foto, facciamo prima tutti insieme, allora, facciamo questa foto e poi tutto il gruppo, questa è l'immagine di Lell'Esposio, però ci sono anche altri doni da dare, allora. Fermo. Okay. Allora, gli amici di Pulci nella mente sono pregati di avvicinarsi qua, noi dobbiamo consegnarvi altre cose, un po' più concrete, insomma, se vogliamo, che sono espressione della nostra terra. Allora, che cos'è il casatiello di Sant'Arpino offerto da Casatie Petrone? È una prelibatezza divina. Allora, lo
Franco, dove sta? Lorenzo, venite qua, facciamo una foto generale, forza. Luigi, Alfredo, Andrea Carboni, Andrea. Roberto, conosci chiaramente il Vita Sprint. Loro sono il nostro, come dire, il nostro supporto, il nostro orgoglio, la nostra forza. Viva la famiglia Carboni! Allora, facciamo. Vado via dalla sprovvista, mi sono trovato all'improvviso. Mi hanno portato trolli. Te lo meriti, allora. Allora, regaliamo quindi ai nostri ospiti la targa, ma soprattutto, qua, l'asprinio, Lorenzo, allora, l'asprinio di questa terra prodotta dalla masseria Campito e il casatiello Petrone, che è qualcosa di spettacolare. Ovviamente per chi non lo riceve, vi invitiamo, anzi faccio un po' di pubblicità, in questo paese un'altra delle grandi iniziative è la Sagra del Casatiello che si tiene 17, 18, 19 giugno, quindi venite che ci saranno quintali di casatielli per sfamare i nostri palazzi. Dopo l'abbiamo finito, possiamo fare questa foto. Facciamo presto, presto, presto. Fermi, Mimo, fermi, fermi, fermi. Allora, dopo il film a coppia. Fermi, fermi ancora. Ok. Grazie, grazie, grazie. Dove sei? 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 Dove sei?